A riguardo dell'abbattimento di pianura di cui abbiamo appena visto il servizio, c'è un'importante novità dell'ultima ora. Infatti, in accoglimento dell'istanza presentata dall'avvocato Bruno Molinaro, la quinta sezione penale della Corte di Appello di Napoli ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di sgombero coattivo sino all'udienza del prossimo 25 gennaio 2022, in cui è fissata la trattazione del proposto incidente di esecuzione. E da pianura abbiamo in collegamento video proprio Emanuela Pilato, Emanuela Vitale, scusate, proprio una delle cittadine coinvolte da questo abbattimento. Buonasera Emanuela. Allora, io veramente mi sono affidata ad un grande, che è l'avvocato Bruno Molinaro, un grande professionista, invocando il principio di proporzionalità ai sensi dell'articolo 8 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è volto a salvaguardare il diritto al rispetto della vita privata e familiare delle persone e del loro domicilio, anche quando si tratta di abitazione abusivamente edificata, è riuscito ad ottenere una sospensiva, perché in casa c'è stata una situazione di gravidanza, c'è stato ovviamente un post-gravidanza, per cui c'è un incidente di esecuzione da dover discutere, e per fortuna anche con parere contrario della procura si è sospeso in attesa di appunto discutere l'incidente di esecuzione con questi presupposti, ossia che anche quando si tratta di abitazioni abusivamente edificate bisogna altresì avere rispetto della vita privata delle persone.